Ed eccoci qua, buongiorno a tutti ragazzi. Oggi siamo venuti a mettere giù le basi per questo nuovo raccolto che andremo a fare. Pigliamo un po' il greto in modo che si asciughi per domani se c'è sole, se continua il sole. Intanto accumuliamo quella immondizia che hanno lasciato la gente, e alla prima occasione la portiamo via con la barca. L'unica cosa che possiamo fare, perché la strada che viene da lì nel bosco non la conosco, e poi comunque è lunga, quindi facciamo prima prendere una barca, attraversare e buttarla nella pattumiera. Allora, prima cosa, primo lavoro di oggi, un po' di sacchi, tiriamo su sta merda, poi l'accumuliamo qua e vediamo quando passa una barca, tiriamo un passaggio. Non sopporto proprio di vederla così, la natura, animali. No, abbiamo raccolto sta merdaccia, adesso la volgiamo prima che tocchi dentro ti prendi il tifo, la malaria. Sono riuscito a tirare su tutto e dai, adesso va bene, speriamo che abbiamo qualche passaggio subito, così lo puliamo. Abbiamo aperto un po' il terreno di modo che si asciuga domani, così possiamo fare qualche secchio, qualche gabasso, e ricominciamo in questa punta che era 3 anni che non ci venivo. Nel 2017 abbiamo cavato qua noi l'oro e poi sono venuti quelli lì e hanno combinato sto casino. E comunque questa punta qua era vergine, perché non è che vi dico cazzate, io abito, sono nato a Galliate praticamente, vivo dall'altra parte qua a qualche chilometro. Quel signore là che c'ha quella casa lo conosco molto bene e lui ti può confermare che l'unico scavatore, l'unico cercatore d'oro che c'era in questa punta era più in basso 15 anni fa. Da quell'anno non ha più visto nessuno scavare in questa punta, quindi stiamo parlando che in questa punta io la conosco da quando avevo 5 anni e non c'è mai stato un cercatore d'oro. Quindi al caro amico Bogni, se vuol venire a raccogliere la spazzatura mi fa un favore, perché sennò mi tocca chiamare qualcuno con la barca. Se lui sa la strada dall'altra parte che venga pure, tanto noi da domani siamo qua a scavare. E boh, se ce ne andiamo.